Hola, io sono Marcus Cron e signore e signori, bentornati in una puntata di Terraria. Che cacchio è sta roba? Oh mio Dio, ci ho piazzato il platino. D'accordo, sto nell'estremità sinistra del mondo. Come promesso, dopo il primo bloccozzo di lava, ci prodighiamo a fare una piccola farm. Allora, innanzitutto dobbiamo rendere questo posto presentabile e dobbiamo stare attenti agli occhi fluttuanti che effettivamente rompono il culetto. Fireplace, ah, interessante. Allora, primo ma non meno importante, io direi una porta. Poi facciamo il mattone grigio. Che non posso farlo? Perché non posso farlo? Guarda quanto blocco di pietra c'ho! Ehi, pronto, pronto, pronto. Dove posso farlo il mattone grigio? Oh! Nella fornace? Nel forno? Vediamo un po'. Pronto, vorrei il battore grigio. Ah, ok, va fatto nel forno. Non lo sapevo, ragazzi, non lo sapevo. Che ve tenga da di, che ve tenga da fa. Allora, non lo facciamo troppo alto, perché voglio che i mostri riescano a saltare sopra. Ok? E voilà, perfetto. Ora, ci vogliamo fare una porticina per uscire. La mettiamo qua. Non me la fa mettere. Pronto? Non gli piace, è evidente che non gli piaccia. Quindi ci dobbiamo mettere un mattoncino grigio qui e solo dopo la porticina. Perfetto. Poi direi metterci un po' di muro dietro. Sta cosa del control è fighissima, grazie a tutti quanti. Non sotto, dai, non sotto. E devo... Ho dimenticato il martello. Oh, va bene, non fa niente. Allora, qualche torcina, come al solito. Pinkete, panchete. Questa la leviamo. Ah no, ho fatto una sciappellata. Potrei anche non... Oh, vedi, apri la porta e entrano gli occhi, entra Bocelli. Oh, questo era un cazzato nero. Questo è impazzito. Vedi, sta carbissimissimo, guardate, sforno. Qui c'è un occhio morto. Platino. Ma perché c'ho 20 di platino? Beh, facciamo sempre questo. Ne faccio tanto. Perché io devo poter mettere la lava qua. Sì, lo so, la lava. Ho detto una cosa assurda? No. Adesso ve lo spiego a chiunque non lo sappia. Invece chi lo sa già, guarda. Guarda e impara. Ancora. Te levi? Mamma mia, vado dei yo-yo, eh. Mori. E muori. Mamma mia, tattica yo-yo-yosa. Pium, pium. Ok. Me lasciate sta. Te ne vai. Non riesco a prenderlo questo. Ok. Facciamo il muro, 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 muro. Blocco di pietra fango. Ah, interessante. Allora, no, dicevo, qui lo devo fare più alto. Perché io devo stare precisamente... Qui direi. E quindi qua sto un po' bassino. Lo speriamo che venga giorno, perché così mi stanno proprio a stracciare le palle sti zombie. Volevo dire, no, ma se venite, venite, che qui c'è il vino buono. Oh! E che palle, robe, fate lavorare! Andate via! Quello è morto, si è suicidato. Morì. Morì. Raga, mi serve una spada, un qualcosa che faccia più danno di sti... 18 è buono però, eh. Vieni qua. Vieni qua. Ok, mo se non te levi dal Cassius. Io non c'entro in un quadratino solo, no? Vero, giusto. Quindi lo devo fare di due. Lo facciamo più verso di qua. Perfetto. Alziamolo un pochino. E gesemo. Allora, io da qui devo evadere verso di qua. E poi esco verso di qui. Quindi facciamo... Qui la nostra trappola per i mostri volantoli. E qui ci mettiamo la porta. Che male non fa. Tanto gli zombie non la possono aprire, quindi chi se ne frega. Porticina. È tutto ovviamente totalmente asimmetrico, ragazzi. Ma porca put... Questo c'ha la catafratta. Vieni qua, schifo d'orse. Mori. Il problema degli occhi è che se te venissero a menare una volta e basta. Invece no, loro si guardano intorno. Gironzola. Quando tu vai continuare a costruire, loro arrivano e ti spaccano il culetto.
Allora, pammata. Pammata, perfetto. Io adesso qui, saggiamente, mi devo conservare un po' di lava nel caso in cui tutto andasse male. E visto che io sono abbastanza sfigato di mio, presumo che possa succedere questa cosa. Quindi, uno. No, cazzo, non l'ho presa. Cazzo, non l'ho presa. Però qui già ce ne stanno due, quindi ci c'è il culo, perfetto. Allora, vediamo se la mettiamo qui. Perfetto, vediamo quant'è. Se è sufficiente. Ok, gli item non vengono distrutti. Fantastico. Ora facciamo di nuovo. Non ci cadere dentro, brutto imbecille. Facciamo di nuovo il giochino. No, 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 no. Porca Eva. Ho fatto l'ossidiana, regà. Chissà se posso minarla con sto piccone. La risposta è cor quasi. Allora, io ci sto riprovando. Secondo me non dovevo fare. Cioè, dovevo dividerlo. Deve essere poco, 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 poco. Speriamo che mi va bene. Porca puttana. Non riesco a capire perché mi fa così. Perché in realtà la farm funziona. Vedete? Aspettate, aspettate, deve vedere e poi vedrete. Pronto? Pronto farm? Pronto? Sono nell'acqua? Ehi! Oh, perché non mi inculano di pezzo? Non lo so. Allora, pronto? Vedete, lì lo fa. Che strano, che storia, ragazzi. Cioè, questa è davvero una grossa storia. Mi serve forse più acqua? Devo stare sommerso fino a un tot? Facciamolo subito. Tac tic 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 tac. Molto bene. Ta ta ta. Liscio. Ta ta ta. Oh, eccoli i mostri. Stanno arrivando. Vedete lo squalo? Eh? Lo squalo rompe i culi, ragazzi. C'ha tipo 300 di vita. Però no, non mi muore. Cioè, nel senso così lo posso uccidere, però è noioso così. Muori, squalo di merda. Guardate i soldini. Guardate i soldini. Devo risolvere questo problema. Devo capire come mais la mia amica Lava rompe questo e io mi ricordavo di no. Oh, ho fatto un lead pickaxe. Molto, molto, molto bene. Allora, io che ho fatto per togliere l'ossidiana per andare avanti nel let's play? Sono entrato col personaggio mio che c'è il piccone di Cristo, quello vecchio. E purtroppo mi sono ritrovato Ferdinand che mi vende le armi da fuoco perché io c'avevo le armi da fuoco. Io non compro niente fino a quando non troviamo un'arma da fuoco e quindi avremmo ottenuto il personaggino in maniera lecita. Però adesso dobbiamo ritornare a sfaticare subitissimo con quella farm laggiù, perché dobbiamo per forza ottenere lo scopo. Sono contento di avere finalmente il piccone di Lid, perché almeno è un 45. È demoniaco. Buono. Buono, 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 buono. Dai, andiamo, andiamo. Veloci. Ok, si è fatta notte, ma sono riuscito a portare il letto qui. E qui diciamo dovremmo esserci. Ora dobbiamo soltanto scoprire qual è l'arcano dietro alla mancata funzionalità della lava? Quindi andiamo a buttare un occhio, però prendiamo comunque la piattaformina di legno. Ecco le quest. No, ce ne ho 53, usiamo queste. Tac, 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 tac. Bene, allora. Qual è il tuo problema, mia carissima lava? Cos'è che ti fa tangere? O ti fa piangere. E io ci riprovo, eh. Poi pregherò qualsiasi cristiano. Anzi, no, facciamo così. No, vabbè, lo faccio, non lo faccio. Ho paura, raga, ho paura. Lo faccio qui, va. Ci provo. Voi statevi vicini. Mamma mia, che paura. Ok. E ok, se io faccio così. Niente, esce. E quello di Lid non ce la fa a abitarla, porca pupazza! Adesso dopo ore di tentativi, io spero di aver pensato giusto e che era il livello dell'acqua ad influenzarlo, signori. Proviamoci. Porco il cazzo, porco il cazzo, non funziona, porco il cazzo, non funziona.
Perché non mi funzioni? Perché? Che cosa ti ho fatto di male? 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 Eh? Me lo dici? Eh? Me lo dici, pezzo di merda? Qual è il tuo problema? Perché c'ho gioco a te con te. C'ho 700 ore su sto cazzo di gioco e non mi viene in mente. E solo dopo 3 ore, chiedendo a degli iscritti e confermatomi da Satozzo, scopro che questa farm non si può più fare. L'hanno fissata. Quindi l'unica cosa che posso fare è stare qui, uccidere i mob, soprattutto il buono squalo che c'ha un sacco di punti ferita, e poi ritornare dentro l'acqua aspettando che ritornino. Ovviamente perde davvero davvero tanto. Tra l'altro qui è entrato il canabaia. Un giorno sto canale lo prende e attacco poi le orecchie. E guardate, comunque abbiamo fatto 3 monete d'oro, 59 d'argento, 15 di rame, 7 pinne, un bel po' di bastoni, un inchiostro. E qui è arrivato un altro. Ah, e soprattutto il diving helmet, che non ci dà un cazzo, però ti permette di andare sott'acqua molto 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 più a lungo, portarci l'altro squalo. E non c'ho le pinne. Aspetta, aspetta, help, help, via. Ok. Vieni qua, squalo. Vieni qua che famo un plane. No, lì, deficiente. Idiota. Sei un idiota. Buori, buori. E niente, ragazzi, quindi è stata una puntata un po' fanculo, ecco. Perché questa farm era carinissimissimissima. Adesso proverò a farne una terrestre, ma non rende tanto con la lava. Dovremmo aspettare un pochino di avere la possibilità di attivare le statue. E quindi io direi molto semplicemente, possiamo prendere le nostre cose, saccheggia tutto, prendiamo questo, eccolo, una bella pozione del ritorno. Ritorniamo a casetta. Tra l'altro è arrivato non so chi, un altro PNG. Ah, è quello dei Timmy Tommy qua, Luca, è quello che ci vende le cose per colorare, molto molto interessante. Comunque vi ho promesso che non prendo nessuna cosa dal tizio delle armi da fuoco fino a quando non avremo potuto davvero meritarle. Quindi io vi sallustro, vi ringrazio, questo è stato un bel fail, bella per voi.